Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Eccoci noi di nuovo. Adesso ho deciso di fare la caponata. Allora, per fare la caponata ci serve una cipolla. Io ho preso questi che sono quelli che fa i rametti che fanno le cipolle, perché io uso anche quelli, io non li butto assolutamente. Poi ci serve 40 g di olio, due patate tagliate, tutto qua dentro, due patate tagliate a tocchetti, un peperone tagliato a tocchetti, una melanzana tagliata a tocchetti, una zucchina tagliata a tocchetti. Poi ci servirà la salsa, un 200 g, sale, pepe e basilico. Quindi mettiamo nel boccale la nostra cipolla. Vai. Bravo. Ok, tagliata. Vabbè. Uniamo l'olio. Allora, rieccomi. Quindi ho messo 40 g di olio, la cipolla e adesso l'ho fatta tritare un po' in modo che non la sentiamo a pezzi. Allora, adesso andiamo a unire le verdure. Tieni un attimo che metto dentro le verdure. Come vi dicevo, melanzane, patate, zucchine, peperoni. E voilà. Vediamo se non me ne è burlata giù qualcuno. No. Ok. Abbiamo messo le nostre verdure. Mettiamo sale. Aprimelo, grazie. Mettiamo, io metto circa un cucchiaino raso, non troppo pieno. Poi andiamo a mettere il pepe. Via. E 200 g di salsa. Se si apre la salsa. Ok. Andiamo a pesarla. Ok. Se avete i pomodori a pezzettini è più buono ancora. Ok, questa me la metti qua nel frigorifero, grazie. Allora, salsa messa. A questo punto io metto anche il mio basilico, che io uso questo. Dove? In quello fuori, se ci sta. Allora, aggiungo un po' di basilico. Se avete quello normale, lo mettete in ciuffetto, tagliato a pezzettini. Momento di chiudere finalmente il nostro boccale. Potete usare tranquillamente anche la pentola, perché non è così complicato. E andiamo a cuocerlo. 15 minuti. Minuti, mettiamo la funzione del delicato, quindi l'antiorario, per non andare a tritare le nostre verdure, e mettiamo temperatura quella più alta, il varoma, quindi chi lo fa sul fornello è proprio l'ideale, e andiamo a mettere velocità 1. Ci vediamo tra un quarto d'ora quando è pronta. Ciao. Dunque, caponata pronta, mostro bollente incandescente. Adesso andiamo a metterla dentro il piatto di portata. Beh, non mi posso lamentare, con questo bimbo è venuto proprio buono. Ovviamente ho mantenuto la mia ricetta, che era del 131, perché mi sembra di aver notato che non c'è sul nuovo libro. Quindi qui c'è la nostra caponata.
fatela, mangiatevela, gustatevela finché si può ancora, che non arriva il caldo. Deliziosa. Ma basta. Adesso scordatevi la prova assaggio perché è veramente incandescente. Eccola qua la nostra caponata. Ciao. Qui facciamo la prova assaggio adesso della caponata, perché prima era veramente incandescente. Prenderò un pezzettino piccolo perché è giusto che vada a servirsi la tavola. Eccola qua. Patata cotta, ma non troppo. Si prende. Buonissimo, ha catturato direi tutti i sapori molto bene. E non si sono neanche spappolate le verdure. Perfetta. Buon appetito a tutti!